Gol subito, questo vabbè, fa parte dentro della tua partita, ma in generale come hai visto la squadra e come è stata la tua prima partita da capitano del Palermo? No, diciamo che l'approccio è stato importante oggi alla partita, soprattutto il primo tempo abbiamo creato delle belle occasioni, abbiamo giocato anche un buon calcio e il secondo tempo magari siamo calati un po' fisicamente e da lì magari ci è mancata un po' di lucidità per continuare a giocare palla a terra, soprattutto da noi quattro dietro, poi anche loro sono stati bravi a venirci a attaccare subito alti e da lì però possiamo partire bene perché stiamo giocando bene soprattutto nel primo tempo, partiamo da un primo tempo ben fatto e da un secondo magari da migliorare. Si è visto sin da subito che la partita sembra l'avete preparata bene, cioè partire molto alti col pressing, tu che comunque spingevi molto su quella fascia e Fabio invece dall'altra sta un po' più sulle sue, e forse avete pagato nel finale anche l'inizio di questa gara? No, sicuramente nel primo tempo abbiamo speso molto anche a livello energetico e mentale, ma una volta in difficoltà dobbiamo magari essere più squadra e più gruppo, magari compattarci, aspettare l'avversario e respirare un attimo. Eros, ci racconti l'emozione di vestire questa fascia da capitano e poi come nasce questa scelta considerato che c'era anche Sorrentino in campo? Non lo so, il mister è arrivato ieri, mi ha detto che facevo il capitano, però per me è comunque un onore indossare questa maglia e soprattutto una fascia da capitano che è stata indossata da grandi giocatori prima di me, per cui è stata per me una sera perfetta con il gol anche, quindi sono strafelice. Ecco, questa fascia ti consegna anche la titolarità sulla fascia destra? No, non penso che ci siano 11 titolari, siamo tanti giocatori e sicuramente siamo tutti giocatori validi che ci possiamo giocare benissimo da titolare, quindi starà a noi poi dimostrare ogni partita il nostro valore. Grazie.